Bene, la prossima relatrice è la dottoressa Donatella Ussorio, che è coordinatrice del corso di laurea in tecnica della riabilitazione psichiatrica presso l'Università dell'Aquila. Riesce a stare dentro una ventina di minuti? Grazie. Possiamo saltare le cose? Vabbè. Quello che volevo farvi vedere io invece è come praticamente noi conduciamo questo intervento cognitivo-comportamentale di cui parlava la professoressa Roncone per far fronte ai disagi. Per fronteggiare l'ansia. Quindi dopo il corso noi abbiamo incominciato ad applicare questo metodo e le fasi già ve le aveva fatte vedere la professoressa Roncone. In una prima fase consta di una psicoeducazione, insegniamo poi delle tecniche per gestire l'ansia sia di respirazione sia di rilassamento muscolare, identifichiamo le attività piacevoli e identifichiamo anche delle strategie di coping per ridurre l'ansia. Questo ve lo diceva il professor Casacchio, un po' di training autogeno, non lo abbiamo negato a nessuno subito dopo l'evento, a tutti gli operatori e non. Con parole molto semplici ai nostri utenti spieghiamo che cos'è l'ansia, facciamo quindi questa psicoeducazione spiegando che l'ansia non è una cosa patologica, è un'esperienza comune a tutti gli individui, è una risposta normale a stress ambientali, per cui è una funzione fisiologica e funzionale, ci segnala il fatto che l'organismo si deve mobilitare, ci dobbiamo mettere in azione in risposta a un evento stressante. E quindi l'ansia di per sé è una cosa molto utile, è universalmente utile, non rappresenta un disturbo perché ci motiva ad un'azione. Quando però i livelli di tensione divengono eccessivi, questa normale attivazione viene meno e l'ansia spesso diventa ingestibile. Parliamo così di ansia disfunzionale, che è considerata tale quando compare per esempio in assenza di uno stimolo reale, non c'è uno stimolo reale che ci mette in allerta, però noi siamo comunque ansiosi e non sappiamo più gestire questa nostra ansia, oppure l'ansia è disfunzionale quando è sproporzionale rispetto al reale pericolo, al reale rischio che potremmo correre e permane anche quando poi questo pericolo oggettivo non c'è più, in questo caso l'ansia diventa non più funzionale. L'ansia disfunzionale compromette naturalmente le nostre relazioni con l'ambiente, ci ostacola l'adattamento, ostacola quello che è il benessere dell'individuo. Molte sono le manifestazioni poi a livello fisico con cui si manifesta l'ansia, la sintomatologia è molto varia, va da per esempio dall'aumento del battito cardiaco, sudorazione, queste sono tutte le cose che noi diciamo ai nostri utenti quando facciamo il gruppo, con queste semplici parole. E diciamo che può presentarsi anche con nausea, con irritabilità, con incapacità a rilassarsi, fino ad aver proprio paura di perdere il controllo e di morire. In genere, dopo che abbiamo subito un grosso evento drammatico, ci troviamo a vivere tutti i giorni una situazione di distress. In questa situazione tutte quelle problematiche che precedentemente vivevamo come normale ed eravamo in grado di affrontarle e di superarlo, per noi invece diventano problemi che creano un grosso disagio, per noi diventano fonte di disagio, non siamo più in grado di affrontare anche quindi quelle piccole problematiche di tutti i giorni. Però diciamo ai nostri utenti, bene, è vero, è aumentato il nostro disagio, non riusciamo più a farvi fronte, ma insieme possiamo imparare però dei piccoli trucchetti che ci permetteranno di reagire meglio a tutte queste difficoltà. Verifichiamo insieme per esempio qual è la nostra ansia e diciamo al nostro utente, ma nelle ultime 2 settimane vi è capitato di sentirvi particolarmente preoccupati per qualcosa che dovete affrontare? O siete tanto agitate da pensare di non riuscire a farlo? Avete difficoltà di concentrazione? Dimenticate facilmente le cose? Non riuscite a dormire come vorreste? Vi sentite nervosi, irritabili? Allora, bene o anzi male,
però vediamo insieme come imparare a fronteggiare questo nostro malessere. Una delle tecniche che insegniamo è questa per la respirazione lenta, è quella del rilassamento muscolare. Spieghiamo che gli esercizi di respirazione, se impariamo una tecnica per controllare i nostri respiri in un momento in cui siamo molto ansiosi, questa tecnica ci aiuterà molto a gestire i sintomi d'ansia. Quando noi ci spaventiamo, ci preoccupiamo, cambiamo il nostro modo di respirare, la nostra respirazione, acceleriamo il numero degli atti respiratori e il nostro respiro è anche più profondo. Però respirare così velocemente spesso non ci aiuta, anzi l'aumento dell'iperventilazione aumenta la sensazione di ansia che noi abbiamo. E spieghiamo anche perché questa iperventilazione ci porta ad aumentare l'ansia, perché ogni volta che una persona espira, diciamo, entra ossigeno nei polmoni che attraverso l'emoglobina raggiunge tutte le cellule, queste utilizzano per trarne energia e liberano anidride carbonica. Questa anidride carbonica poi attraverso il sangue viene trasportata nei polmoni e può essere così eliminata con l'aria espirata. Però l'ossigeno si libera solo quando è in presenza in equilibrio con l'anidride carbonica. Quando viviamo una situazione, c'è una situazione che ci scatena ansia, si attivano una serie di meccanismi, tra cui anche questo della respirazione più rapida, che ci porta a una sensazione invece di mancanza di aria. Questo perché? Perché l'iperventilazione porta ad avere troppo ossigeno e poca anidride carbonica che con l'espirazione veloce noi eliminiamo. La conseguenza è il restringimento dei vasi sanguigni che portano sangue al cervello. Questo è il meccanismo dell'iperventilazione, per cui gli atti respiratori normalmente dovrebbero essere 10-12 respiri al minuto, possiamo avere vari tipi di respirazione eccessiva, cioè l'affanno, i sospiri sbadigli ci portano anche a una iperventilazione, l'ansimare o qualcuno comunque ha un respiro cronico eccessivo abituale. La prima cosa quindi che diciamo al nostro utente è questo: va bene, allora vediamo qual è come tu respiri abitualmente. Contiamo per un minuto gli atti respiratori. L'atto respiratorio è una ispirazione ed un'espirazione. Ogni ispirazione ed espirazione è un atto respiratorio. Contiamo i nostri atti respiratori per un minuto. Dopo un'ispirazione ed espirazione 1, 2 e questo per un minuto. Se la frequenza ottenuta è maggiore di 10-12, che come abbiamo visto è quella normale, possiamo fare dei piccoli esercizi. Questo è quello che insegniamo, la tecnica del respiro lento. Per mancanza di tempo forse conviene saltare. E potevamo, sì, volevamo fare, però per mancanza di tempo. Comunque. L'altra cosa che insegniamo è questo del rilassamento muscolare. Dicendo sempre ai nostri utenti che quando viviamo una situazione stressante possiamo avere un aumento della tensione muscolare e l'obiettivo è quello di attivare i muscoli, di renderli pronti ed efficienti. In condizioni normali, quando lo stress finisce, i muscoli poi tendono a rilassarsi. In chi soffre d'ansia invece l'aumento della tensione muscolare dura molto più a lungo e quindi continua a mandare messaggi al cervello di tensione, di allerta al cervello. Il cervello diventa così più sensibile, tanto che al più piccolo poi segno di minaccia, di pericolo, il cervello è attivo e risponde con ansia e iperventilazione. Insegniamo così questo rilassamento isometrico, è una tecnica molto semplice ma molto utile, perché non richiedendo né grossi cambiamenti di posizione né movimenti molto evidenti, permette di poter praticare questa tecnica in qualunque contesto, anche quindi quando se siamo al lavoro, se siamo con gli altri, possiamo utilizzarla e si è visto molto efficace nel ridurre la nostra ansia. Questi erano degli esercizi, però non c'è tempo, comunque forse ne possiamo vedere solamente uno.
tutti i muscoli del nostro corpo possono essere rilassati. Per esempio, se siamo seduti, rilassare le gambe è molto facile. Facciamo un respiro senza prendere aria, un'ispirazione profonda, un respiro normale, e tratteniamo l'aria per 7 secondi. Contemporaneamente tendiamo le gambe e le accavalliamo, e questo per avvertire la tensione, perché si impara il rilassamento solo quando abbiamo imparato ad avvertire la nostra tensione. Quindi tendiamo le nostre gambe, accavalliamo le caviglie e cerchiamo di sollevare la gamba di sotto mentre quella di sopra contemporaneamente preme. Dopo questi 7 secondi lasciamo uscire fiato e diciamo: mi rilasso, devo accelerare. Qua avevamo riportate altre tecniche di rilassamento. In questo modo possiamo rilassare tutte le parti del nostro corpo, tutti i muscoli del nostro corpo. Quello che è importante per noi, e che diciamo che è molto importante per i nostri utenti, è che gli esercizi a casa sono fondamentali. È molto importante praticare questi esercizi tutti i giorni, anche in condizioni normali, perché solo quando avremo imparato bene le tecniche saremo in grado di riutilizzarle in condizioni di stress. È per questo che forniamo, per esempio, ai nostri utenti dei diari per la registrazione del respiro prima e dopo gli esercizi, così come facciamo registrare anche, abbiamo un diario per la registrazione della tensione muscolare, a cui possiamo anche dare un punteggio da nessuna tensione ad alta tensione. Lo step successivo è rappresentato da questa pianificazione delle attività piacevoli, di cui vi aveva anche parlato un pochino la professoressa Roncone. E ai nostri utenti diciamo che è difficile individuare delle cose piacevoli, prendersi tempo per se stessi quando si è sotto pressione, quando non abbiamo più energia, quando il nostro morale è un po' giù. Ma questo tempo impegnato in attività piacevoli invece è molto importante. Certo, richiede questo sforzo supplementare, ma ci permette, ci facilita il raggiungimento del benessere. Elenchiamo le attività, abbiamo una lista di attività piacevoli, sono 310 attività piacevoli, e diciamo al nostro utente: bene, adesso individuiamo 5 cose che non solo ti piacciono, ma che pensi che in questa settimana tu riesci a fare. Vediamo che non sono cose poi molto, alcune richiedono un impegno, come giocare a tennis, come sciare, però ci sono delle attività molto semplici, anche stare seduto. Esatto, quindi alcune possono essere praticate con facilità, se ci fanno piacere, perché no, pratichiamole. Anche baciare, anche stare seduto sotto il sole senza fare niente, anche osservare la gente. Quindi non è che ci richiedono un impegno particolare, però se ci fanno star bene, individuiamole insieme e durante la settimana cerchiamo di portare almeno 5, cerchiamo di portarle avanti. Se nell'elenco non sono comprese alcune attività che comunque a noi fa piacere fare, possiamo aggiungerle. Anche qui registriamo quali sono le attività piacevoli individuate dall'utente e registriamo quante volte abbiamo cercato di fare quell'attività durante la settimana. Lo step successivo è rappresentato dall'adozione di strategie di coping, e diciamo che è molto importante utilizzare delle strategie per fronteggiare le difficoltà. In genere tutti usiamo delle strategie per fronteggiare le difficoltà, alcune però non sono utili. Ci sono delle persone che, per esempio, aumentano il cibo, si fanno le cosiddette abbuffate, aumentano di bere, si isolano dagli amici. Queste ci rendono ancora più, se adottiamo questo tipo di strategie, certamente è più difficile affrontare lo stress. Quindi noi elenchiamo una serie di strategie che consigliamo agli utenti di verificare se poi sono efficaci per loro per ridurre lo stress. Tra queste, come abbiamo visto, per esempio, ci sono quello di praticare gli esercizi della respirazione e del rilassamento, che abbiamo insegnato. Quindi in situazioni di stress possono essere buone strategie di coping, programmare le attività piacevoli, parlare con qualcuno, perché no? Oltre il fatto di scaricare, se parliamo del nostro malessere, scarichiamo e condividiamo il nostro malessere, il fatto di parlare con qualcuno anche di altre cose che non sono poi i nostri problemi, eccetera,
comunque ci distrae dalle nostre problematiche e può aiutarci a fronteggiare meglio l'ansia, modificare i pensieri più dolorosi, molto importante curare l'alimentazione e l'esercizio fisico ed il sonno, come più volte è stato detto sia dal professor Casacca che dalla professoressa Roncone, praticare la propria spiritualità e impiegare la distrazione. Vabbè, questo non è importante, la spiritualità, la distrazione è importante, a dire che è una strategia di coping che va usata con moderazione, diciamo, ai nostri utenti. Può essere utile in situazioni in cui, per esempio, non è opportuno o possibile provare pienamente ad esprimere le nostre emozioni, se stiamo facendo un colloquio di lavoro, se stiamo facendo un esame. È un'utile strategia di coping, ma non possiamo contare solo su questa per affrontare il disagio, le situazioni stressanti. E perché no? Qualora abbiamo deciso di usare questa strategia di coping come strategia per fronteggiare il malessere, possiamo unire alla distrazione l'inclusione, per esempio, che ne so, di fare una telefonata ad un amico, fare una passeggiata, fare shopping. In ogni seduta ribadiamo sempre l'importanza di fare questi compiti a casa, perché diciamo che la pratica tra un incontro e l'altro è molto importante e rende il trattamento più efficace. Naturalmente non deve essere, i compiti non devo, devono essere fatti in un momento opportuno, cerchiamo un momento tranquillo, si rivede quello che abbiamo fatto insieme e ripetiamo le tecniche che abbiamo imparato. La pratica ci porta a padroneggiare le tecniche e quindi saremo poi in grado di metterle in pratica qualora si dovesse presentare una situazione spiacevole. Volevamo solamente dire che noi il 24 di aprile, quindi a 15 giorni dal terremoto, abbiamo svolto regolarmente le tesi di laurea, avevamo la nostra facoltà di medicina e chirurgia era questa, ci siamo un po' arrangiati, abbiamo fatto la nostra aula per gli esami di tecnica della riabilitazione psichiatrica, però eravamo abbastanza forniti di materiale, siamo riusciti quindi a fare normalmente le tesi di laurea. Ci hanno raggiunto con tutti i mezzi, perché poi c'erano molti parenti. Questa è la premiazione e questi sono i primi laureati post sisma del 2009, i ragazzi del corso di laurea in tecnica della riabilitazione che si sono laureati il 24 di aprile del 2009.